Eccoci qui, video pre-gara del Gran Premio di Styria. Ieri abbiamo visto delle qualifiche devastanti per Ferrari e tutto sommato invece come risultato quello che ci aspettavamo. Non sono riuscito a fare video perché poi nell'entusiasmo e nell'attesa di Italia-Austria mi sono concentrato sulla partita. Faremo video su quello penso. Detto questo, il risultato qualifiche Ferrari, più o meno quello che ci si aspettava. Anche se il dodicesimo posto forse di Carlos Sainz, tredicesimo in realtà, poi è diventato dodicesimo, probabilmente è un po' troppo brutto rispetto alle previsioni, ma più o meno sapevamo che avremmo sofferto. Detto questo, il resto dei risultati è quello che ci si aspettava, detto che probabilmente la penalità di Valtteri ha cambiato leggermente le carte in tavola delle primissime posizioni, ma per il resto è il risultato quello atteso. Quali saranno i momenti salienti di oggi? Credo che sia questo il punto principale da affrontare nella domenica mattina del Gran Premio. Prima curva, bisogna capire come si comporteranno i due rival, Max e Lewis. Credo che Luigi non attaccherà fortissimo perché sa che non può mantenere il passo gara di Red Bull. Questo è evidente. Proverà subito ad aggredire la prima curva per cercare di mettere pressione stando davanti a Max, perché insomma si dice che il passo gara di Red Bull sia quantomeno lato Verstappen sia di un paio di decimi superiore a quello di Lewis, quindi sarà interessante vedere cosa farà Max, se accetterà il duello e quindi prima curva infuocata oppure tutto sommato, visto il passo a gara migliore, potrebbe anche decidere di restare lì in attesa. Si può fare un undercut, soprattutto considerando appunto un passo complessivamente migliore. Potrebbe anche decidere di optare per una situazione più safe, diciamo così, però secondo me quello è il primo punto chiave di oggi. Seconda cosa interessante è la sfida per gradino più basso del podio, perché c'è un Lando Norris agguerritissimo, ieri ha fatto una qualifica fotonica, però cioè Bottas dovrà prima o poi dimostrare che vale ancora un sedile in Formula 1, dando, non dico per scontato, ma insomma considerando che probabilmente l'anno prossimo non sarà in Mercedes. Quindi, cioè, se vuole restare in Formula 1, credo che un minimo di colpo di coda d'orgoglio dovrà farlo, dovrà averlo. Quindi, secondo me è molto interessante la sfida per la terza posizione, non dimenticandoci che Checo Perez è un racer e corre con Red Bull, che ripeto, un passo gara, corre in casa, quindi credo che anche questo sia molto importante. Lato Ferrari, bisogna capire, come direbbe qualcuno, ieri Ferrari aveva la velocità di punta più bassa di tutti, con DRS aperto, credo fosse 309 km. Con DRS aperto 309 km, tutto sommato Team Ferrari ha detto che se lo aspettavano, se non mi sbaglio ho detto l'uomo Kiss, è stato più o meno chiaro. O la macchina è veramente molto molto poco efficiente, o più probabilmente hanno lavorato molto in vista di una gara bagnata, che secondo me poi è l'ultimo punto da considerare per oggi. Previsioni meteo danno pioggia, però si sa, insomma, siamo in Stiria, io ci sono stato spessissimo al Red Bull Ring, il tempo cambia repentinamente, perché siamo in montagna, siamo sulle Alpi, sarebbe strano se non fosse così. Spero che questa veramente mancanza di velocità di punta sia derivata da quello. Non fosse così, ci aspetta una gara di sofferenza, nonostante il grande passo gara che comunque Ferrari ha fatto vedere venerdì. Buono passo gara buono, al contrario di quello che è successo in Francia, dove venerdì passo gara pessimo, sabato molto bene, domenica abbiamo sofferto col passo gara pessimo. Qui i piloti tutto sommato sono fiduciosi proprio per quello, però se abbiamo questo problema di velocità di punta e la gara non è bagnata, diventa una sofferenza, perché comunque la salita che va, quella che viene chiamata curva 3 una volta, chi frequentava Red Bull Ring, prima ancora si chiamava Uno Ring, prima ancora il circuito di Zeltweg, la chiamava Remus, quindi l'hairpin, il tornantino sopra la salita, curva 3,
Insomma, se abbiamo problemi lì, se abbiamo problemi di velocità lì e poi successivamente in curva 4, in discesa diventa veramente problematica. Speriamo di no, da tifoso Ferrari, lo sapete, questo è un canale che ha sommato un po' di patte. Detto questo, Lando Norris terzo costringe i due piloti Ferrari a fare una grande gara. Fortunatamente per loro, per il team Ferrari, Daniel Ricciardo è piuttosto dietro, quindi direi che tutto sommato questo permette al team Ferrari di poter provare a contenere i danni nel caso di un podio di Lando, ma bisogna fare una bella gara. Poi, se veramente piove, tante di queste considerazioni che abbiamo fatto sono da rivedere. Con la pioggia diventa interessante, Luigino Max davanti e può succedere di tutto dietro. Quindi vediamo, non manca molto, manca 4-5 ore comunque. Aspettiamo, vediamo. Alla prossima, ci vediamo per il dopo gara.